Allora, buonasera a tutti, scusate intanto il ritardo, ma come sempre si diceva prima, noi ci si trova un paio di volte all'anno e quando ci troviamo poi ci lasciamo mille progetti sul futuro e finiamo sempre per fare tardi. Vi ringrazio di essere qua, vi ringrazio di essere qua in questa domenica di settembre, per noi è sempre un piacere e un onore vedervi per assegnare anche quest'anno il 20° premio Città di Montalcino per la storia della civiltà contadina. Come certo sapete, il premio si chiama tale perché c'è anche un premio da dare ai premiati, scusate il gioco di parole, per questo ringrazio prima di tutto il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, qui rappresentato da Elisa Fanti, perché da sempre sostiene questo premio, fa in modo che il nostro lavoro non sia soltanto di divulgazione, ma abbia anche una sua consistenza. Come sapete, il premio Città di Montalcino è da sempre accompagnato al laboratorio di storia agraria promosso dal Centro Studi delle Campagne e del Lavoro Contadino, che nella giuria è rappresentato dai professori Massimo Montanari, Alfio Cortonesi e Giuliano Pinto. Per questo io intanto lascerei un secondo la parola a Massimo Montanari in rappresentanza, lui il presidente di questo laboratorio, che come sempre ci fa un saluto e ci spiega, per chi ancora non lo sapesse, qual è la loro attività che fanno qui a Montalcino, perché hanno scelto proprio Montalcino come luogo dove fare la loro attività. E quindi intanto ecco, vi ringrazio di essere qua e lascio la parola al professor Montanari. Grazie, credo che la maggior parte dei presenti, spero non tutti, sappiano che cos'è questo centro di studi per la storia delle campagne del lavoro contadino che da 21 anni ha un'attività, mi sembra, significativa qui a Montalcino. Non è un caso appunto che questo premio abbia 20 anni perché subito in occasione del incontro che tenemmo 21 anni fa venne fuori questa idea del Comune di Montalcino di istituire anche un premio. Personaggi che in qualche modo in ambiti diversi, cioè nell'ambito della ricerca culturale, nell'ambito delle espressioni artistiche, in qualche modo in modi diversi contribuiscono a mantenere questa memoria viva di un mondo contadino che in gran parte non c'è più, ma che in gran parte ci appartiene ancora, e scegliere un luogo come Montalcino per questo tipo di iniziativa è forse ovvio sottolinearlo, anche se abbastanza evidente, legato al fatto che qui ci troviamo all'interno di un borgo rurale che ha aspetti in parte cittadini, in parte campagnoli, e che vive ancora tutt'oggi di un'economia fortemente legata all'agricoltura. Ovviamente sto parlando soprattutto di vino in questo caso, e che ci è parso un luogo adatto per un'iniziativa di questo genere, che è un'iniziativa fondamentalmente di carattere formativo, di carattere didattico, cioè riunire docenti, colleghi di varie università, italiane e straniere, per parlare con giovani o meno giovani, ricercatori italiani e stranieri che si occupano di storia delle campagne, ma non di storia delle campagne in senso astratto, in senso paesaggistico, nel senso del lavoro contadino, cioè delle persone che nei secoli hanno fatto questa storia e hanno costruito questi paesaggi e queste campagne. Cioè, le campagne non sono un fatto naturale, ma sono un'invenzione del mondo contadino. Mondo contadino che peraltro ha sempre interagito con un mondo di signori, di cittadini, di potenti, di cui quest'anno abbiamo parlato. Il tema del laboratorio di quest'anno infatti è stato
contadini e signori, il lavoro della terra, le forme del dominio e del prelievo, cioè un tema di natura politica, di natura economica e di natura sociale, piuttosto sostanzioso. E, lo abbiamo chiamato laboratorio perché a questo momento di formazione abbiamo sempre riservato una caratteristica, cioè quella di un lavoro da fare con i colleghi più giovani o con gli studenti o con i dottorandi, per fargli vedere sul campo, la metafora in questo caso funziona perfettamente, come si lavora con i documenti, come ci si può porre di fronte alla massa di documentazione storica che ci è rimasta. Questo lavoro è nato come tutto un po' per prova, ma il fatto che siamo arrivati al 21° anno e con il premio al 20° significa che in qualche modo ha riscontrato una risposta positiva e funziona. Come tutti i lavori che si fanno, sono lavori che funzionano perché c'è qualcuno che aiuta anche materialmente a farli. Il primo di questi nomi è il Comune di Montalcino, che ha creduto fin dall'inizio in questa iniziativa, al tempo dell'ormai mitico sindaco Guerrini, che non manca di perderne una, quel signore, devo ricordarlo perché è uno dei pilastri su cui è nata questa iniziativa e in cui i sindaci successivi hanno anch'essi creduto. Poi abbiamo un altro aiuto qui locale importante, che è l'agenzia di informazione Montalcino News, e quest'anno il tutto dentro un contenitore che è questo progetto Destinazione Montalcino, che ci accompagnerà per qualche anno. E poi ci sono anche piccoli ma consistenti aiuti che vengono da varie istituzioni accademiche, che sono le università di Bologna, la dico per prima perché era mia, non per ordine alfabetico, per prima sarebbe Bergamo, ma a me piace dire l'Università di Bologna, di Bergamo, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università di Roma 3 e poi l'Accademia dei Georgofili, che ha sede a Firenze, il Centro di Studi Longobardi e l'École Française di Roma. Questi enti accademici ci aiutano sia dal punto di vista scientifico, cioè per il lavoro che assieme con loro si fa da tanti anni, e poi mettendo a disposizione delle borse di studio che poi consentono ai ragazzi di seguire questi lavori. Io penso di avere detto non tutto, ma quello che potevo dire, e adesso cedo di nuovo la parola a Cristian. Dunque, a questo punto, visto che si sente anche questi spiraglini che fanno presagire l'arrivo forse della cognata pioggia, cerco di stringere ancora di più e di proseguire a questo punto sui ringraziamenti, i ringraziamenti che ha appena fatto il professor Montanari. Il primo ringraziamento va senz'altro, come dicevo, al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, che rende possibile tutto questo, e all'Ufficio Cultura del Comune di Montalcino e a tutta l'amministrazione comunale, che con fermezza crede che questo premio sia uno dei capisaldi della nostra attività culturale. È logico che con la giuria che si compone qui oggi abbiamo anche degli sviluppi futuri di questo premio. Abbiamo parlato insomma di sorprese che ci saranno dalle prossime edizioni, quindi questo, diciamo, ci fa presagire che la 20ª edizione non è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza. Allora,
Dunque, andiamo subito alla premiazione della sezione storiografica. Dunque, per la sezione storiografica, il premio Città di Montalcino 2019 è stato assegnato al professor Sandro Carocci. Consegna il premio, che consiste in una selezione di vini pregiati. Elisa Fanti, in rappresentanza del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Ci sono le foto, se vi fate e le telecamere. Eccoci, benissimo, grazie. Mettiamoci una sedia. Legge le motivazioni della giuria il professor Alfio Cortonesi. Se il vento ci lascia. Scusate, forse è meglio che venga seduto, se no il foglio vola. Sandro Carocci si è laureato in lettere presso l'Università di Roma La Sapienza, discutendo una tesi sul catasto quattrocentesco di Tivoli, il relatore e il professor Girolamo Arnaldi. È oggi professore ordinario di storia medievale presso l'Università di Roma II, di Roma II Tor Vergata. I numerosi percorsi di ricerca dallo stesso brillantemente intrapresi interessano aspetti diversi della storia politica ed economico-sociale dell'Italia tardo-medievale. Si segnalano fra questi percorsi la storia politica e sociale della Roma tre-quattrocentesca, la vicenda delle campagne della signoria rurale nel Lazio, l'ordinamento dello Stato e della Chiesa anche in riferimento ai rapporti fra centro e periferia, la storia delle società rurali e delle signorie nel Mezzogiorno d'Italia. Carocci è stato ed è responsabile e coordinatore scientifico di numerosi progetti di ricerca promossi da enti italiani ed europei. Pur nella varietà delle problematiche proficuamente indagate, il suo contributo alla conoscenza di fenomeni prettamente storico-agrari si segnala per originalità ed efficacia. Facciamo riferimento all'insediamento rurale, ai beni comuni, ai rapporti fra signori e contadini, eccetera. Fra i titoli di maggiore impatto storiografico di Sandro Carocci, elencarli tutti sarebbe lunga cosa, ci limitiamo a ricordare qui Baroni di Roma, dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel 200 e nel primo 300, l'origine della campagna romana, casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo con Marco Venditelli, questo libro è del 2004, vassalli del Papa del 2010, signorie di mezzogiorno, società rurali, poteri aristocratici e monarchia, XII-XIII secolo, apparso nel 2014. Spero che la scelta che la giuria ha fatto dei titoli trovi Carocci, diciamo, consenziente. E questo è tutto, e dunque sono molto contento dell'attribuzione di questo premio a Sandro. Prima dell'intervento del professore, premiamo anche la sezione comunicazione e spettacolo. Il premio Città di Montalcino 2019, promosso dal Comune di Montalcino e dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, è stato quest'anno assegnato per la sezione comunicazione e spettacolo al gruppo Leggera Electric Folk Band. Consegna il premio, che consiste in una selezione di vini pregiati di Montalcino, Elisa Fanti, in rappresentanza del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Grazie. Legge le motivazioni della giuria Manfredi Rutelli. Grazie. Poche righe, solo per... Così, dare una semplice idea del lavoro che questo gruppo da anni svolge, devo dire, compiendo un grande lavoro
proprio sulla riscoperta e rivalutazione della canzone popolare toscana. Infatti, per aver unito la forza del rock alla poesia della musica popolare, per la rivalutazione dei vecchi canti popolari toscani, per aver ridato nuova luce e nuova vita ad una memoria altrimenti persa, come persi sono oggi i tavoli dell'osteria e le panchine delle piazzette. Il tutto grazie ad un sapiente e corretto uso di arrangiamenti nuovi, ma rispettosi della tradizione delle sonorità popolari, tramite i quali è stato possibile vestire i vecchi canti tradizionali con abiti moderni, avvicinando così fasce di pubblico sempre più ampie, senza perdere la genuinità del passato. A questo punto lascio la parola al professor Carocci. Allora, non so se parlo in piedi, meglio in piedi? Meglio in piedi. Allora, buonasera, io sono molto contento, molto orgoglioso di questo premio, quindi tengo molto a ringraziare il Centro Studi, nelle persone di Alfio Cortonesi, Massimo Montanari in primo luogo. E mi hanno chiesto un intervento e io ho dato questo titolo, dove c'è questo grande poeta toscano, aretino, Francesco Petrarca, e dice, dove ci sono contadini soldato. Perché ho scelto questo strano argomento? Perché la civiltà contadina di cui ci occupiamo non è solo coltivare la terra, è qualsiasi attività dei contadini. E io voglio parlare di un'attività dei contadini. No, la tengo in mano, volevo mettere l'orologio per sapere. Parlo 10 minuti, un quarto d'ora? Allora, dicevo, di un'attività contadina che per fortuna ormai è molto rara, era anche molto rara nel Medioevo, cioè combattere. Allora, perché Petrarca? Perché c'è una bella lettera di Petrarca nel secondo libro delle Familiari, la lettera dodicesima, che Petrarca scrive mentre è in viaggio 1336-1337, mentre è in viaggio per la prima volta verso Roma, e si ferma a nord di Roma, grosso modo a Capranica, che in quel momento è un castello sotto la signoria del conte Orso dell'Anguillara, sposato con Agnese Colonna. E da lì scrive una lettera che manifesta, da una parte descrive la bellezza del paesaggio, la fertilità, eccetera, eppure dice c'è una maledizione su queste campagne. E leggo: da questa terra bandita è la pace, il pastore fa la guardia armato nel bosco, nel timore non dei lupi ma dei ladri, il contadino che ara pungola il bue con la lancia rivoltandola dal lato dell'asta, il cacciatore di uccelli maschera la sua rete con lo scudo, il pescatore attacca i suoi ami alla spada, il silenzio della notte è turbato dalle grida di chi fa la guardia nelle mura. Senza armi, qui non è fatto nulla. Ecco, questo stupore di Petrarca è uno stupore che per lo storico del Medioevo è rivelatore, perché in realtà un normale storico del Medioevo può essere stupito, perché non è normale nel Medioevo che i contadini girassero armati. Quando Petrarca presenta le campagne a lui che più conosce, quelle toscane e poi quelle dei torni d'Avignone, ecco lì i contadini non sono armati. Incontrare un contadino con la spada è davvero difficile. Nel Lazio invece, in quest'epoca, è la norma. Allora, io vi parlo di questo. Perché c'è questa stranezza che Petrarca nota? Allora, in parte, e questi sono di solito gli storici della letteratura, fanno notare che Orso dell'Anguillara molto simpaticamente 3 anni prima aveva fatto uccidere il fratello con cui erano in dissidio, e c'era Orso dell'Anguillara
parte Giala per i Colonna e Fratello per i Nemici Orsini. Ma in realtà il carattere militarizzato delle campagne razziali è un fenomeno che noi vediamo dappertutto, non solo qui a Capranica. Noi abbiamo delle fonti molto ricche, abbastanza ricche, soprattutto i cosiddetti statuti dei castelli laziali, cioè patti in cui i signori regolavano gli obblighi dei sottoposti. E queste fonti ci mostrano, da una parte, una cosa che sappiamo ed è molto comune: tutti i castelli, tutti i villaggi laziali sono fortificati, sono castelli, ma questo è comune anche, per esempio, nella Toscana meridionale, qui non c'è nulla di sorprendente. Quello che invece è sorprendente è che nei villaggi, in questi castelli, vivono da una parte, e questo ancora non è sorprendente, dei cavalieri. E questo è comune in tutti i castelli, vivono dei cavalieri. Quello che è sorprendente è che i contadini di questi villaggi devono coltivare la terra, ma devono anche prestare servizio militare. Per l'esattezza, servizio militare a piedi, come pedoni si dice, e in gran numero. In ogni famiglia bisogna che uno presti servizio militare, se c'è un maschio. Allora, e gli statuti entrano anche nel dettaglio: questo servizio militare è lungo. Può essere richiesto anche lontano dal castello, non per difendere il castello, ma per andare a combattere lontano, all'altro capo della regione o anche dentro Roma. E anche sono statuti ricchi di informazioni sul fatto che non sono, come dire, schiere contadine impaurite armate di forcone, va bene? No, questi personaggi, per l'appunto, le fonti menzionano elmi, cappucci di ferro, spade, lance, armature leggere. Menzionano le armi che tanto stupivano il Petrarca. E noi abbiamo molte attestazioni di questi pedoni, di questi contadini coinvolti in guerre. Davvero sono contadini soldati. Davvero non ho forzato nel dando il titolo del mio intervento. Allora, quello che va detto è che questo non è normale. In Europa, non solo in Italia, in Europa contadini che vanno in giro con la spada normalmente sono diffusi solo in certe regioni, ad esempio le regioni della Reconquista Iberica, le regioni di confine fra i territori cristiani e i territori musulmani, ma normalmente non è così. Allora, perché negli ultimi 5 minuti, perché questa eccezione di queste campagne razziali e quanto è antica, quando si è formata questa eccezione? Allora, iniziamo a rispondere alla seconda delle due domande e possiamo essere abbastanza tranquilli. Tutto sommato è una situazione recente. Le fonti del XII secolo ci mostrano dei contadini che hanno obblighi militari, sì, ma obblighi militari solo, per così dire, passivi. Devono difendere il castello se il castello è attaccato e fare la guardia, ma non vi è traccia di una loro funzione attiva nei combattimenti in campo aperto e tantomeno lontano dal castello, addirittura dentro Roma. Perché questo? Perché noi ci rendiamo conto che la militarizzazione della società contadina è un fenomeno che è avvenuto nel corso del 200 ed è un fenomeno causato da un tipo di signori nuovi, ben precisi, che io ho studiato nella mia tesi di dottorato di tanti anni fa, cioè i baroni di Roma, i cosiddetti baroni di Roma, le famiglie che ho già ricordato: Orsini, Colonna, Annibaldi, Conti, Savelli, Caetani, grandi famiglie, casati celebri, straricchi, potenti, favoriti dal nepotismo di papi e cardinali e anche casati in continua lotta. Allora, per questi casati, l'essere, possedere un villaggio, essere signori di un villaggio, non conta tanto, per carità, conta, ma non è soprattutto la rendita, non sono i prodotti che il villaggio può dare che contano, conta innanzitutto il potere.
e il potere anche militare. Loro vogliono che le proprie signorie in primo luogo forniscano grandi contingenti di soldati, di armati, di cavalieri e di pedoni. Se non vogliamo via. Allora, noi abbiamo delle attestazioni, addirittura a un certo punto una fonte ci dice che Colonna possono mettere in campo 700 cavalieri e 4.000 pedoni. Siamo a livello di un esercito, un vero e proprio esercito. Ecco, questo è possibile perché i baroni hanno introdotto obblighi militari pesanti e generalizzati, come dicevo prima. Gli statuti prevedono appunto che ogni famiglia con uomini diano un armato o anche più in caso di necessità, e in cambio cosa ottengono i contadini? Ottengono tanto. I contadini soldati ottengono ricompense in denaro e viveri, ma soprattutto quello che più loro conviene è che possono tenersi una parte del bottino. La guerra si fa per fare bottino, per fare razzia, la guerra medievale è molto una guerra di razzia, e di solito ai contadini è consentito di tenersi la metà del bottino, che è tanto. E poi, ecco, ottengono nei fatti un grandissimo sconto sui canoni. I canoni abituali richiesti a questi contadini sono di un quarto, di un quinto del raccolto soltanto, non sono canoni elevati. E per di più noi abbiamo delle attestazioni del fatto che a sottoposti così preziosi i baroni in caso di difficoltà prestano grano, prestano denaro, danno aiuto. Quindi, come dire, loro devono combattere, ma dal combattere ritraggono bottino, risorse, denaro e soprattutto un alleggerimento delle canoni e delle prestazioni che hanno, che devono pagare. Allora, che cosa ci dice lo stupore di Petrarca? Ma ci dice che da una parte mette in luce i caratteri, come dire, per certi aspetti eccezionali di quello che succedeva subito oltre il confine, della, come dire, nelle terre dell'Aziali, e poi ci ricorda alcune cose importanti, vale a dire... Non tutte le campagne sono uguali, no? Noi non diciamo campagne medievali, dell'Italia medievale, pensa che sia abbastanza tutto simile, non è vero, le cose cambiano, cambiano di regione in regione, cambiano a seconda delle epoche, perché nel XII secolo questo non c'era e invece c'è nel XIII secolo, nel XIV, ma già nell'età moderna questo finirà. E poi ci insegna anche che noi siamo abituati a pensare alla civiltà contadina, alle campagne come il regno della lunga durata, della storia immobile. Beh, non è vero, le cose possono cambiare anche abbastanza rapidamente. E infine il fatto che se noi vogliamo capire appieno la civiltà contadina, come abbiamo fatto nel laboratorio che quest'anno si è tenuto, non si può guardare solo ai padroni delle terre o solo ai contadini, ma dobbiamo guardare anche ai signori, perché il dominio politico che questi signori esercitano può incidere molto sulla civiltà contadina. In questo caso, come notava con stupore Petrarca, rendendo militarizzata e armata questo mondo di contadini. Grazie. Allora, intanto niente, mentre la band si può preparare, quindi la congediamo, vi voglio soltanto ricordare che il prossimo fine settimana, lungo diciamo, perché si parte giovedì alle ore 17.30 qui a Montalcino, ci sarà la prima edizione del festival Fermenti in Festa. La direzione artistica è di Manfredi Rutelli. È un festival.
un festival che si cala perfettamente nel contesto della formazione. Sarà un festival dove gli attori principali saranno i ragazzi che da 2 settimane svolgono qui su Montalcino dei laboratori residenziali teatrali. Montalcino dal 15 di agosto al 10 di settembre più o meno ha accolto all'incirca 100 ragazzi dai 20 ai 30 anni, quindi formazione post-scolastica, alta formazione, che hanno poi tradotto la loro esperienza con delle esibizioni finali, con dei saggi finali. Accanto ai ragazzi ci saranno ovviamente anche nomi di tutto rispetto. Il nostro festival avrà anche una parte musicale con dei concerti, ci sarà una brass band, ci saranno dei DJ set a conclusione della serata, ci sarà anche una mostra che stanno allestendo proprio quindi nelle sale del Palazzo Comunale. Quindi saranno 4 giorni di eventi. Voi siete ovviamente benvenuti, tutti gli eventi sono gratuiti, siete benvenuti, spargete la voce, facciamo, come si dice, casino, perché alla fine il festival fa del rispetto, insomma, della decenza, però nel senso sarà un festival dove ci divertiremo, per cui insomma aiutateci a promuovere questo festival, perché è la prima edizione, ma crediamo che sarà la prima di una lunga serie. Ora ci spostiamo nella piazza sperando che il tempo sia clemente e grazie di nuovo, ci vediamo al prossimo anno. Quando nascesti te, nacque un bel fiore, la luna si fermò di camminare, la luna si fermò di camminare, le stelle si cangiarono di colori. Gli animali non vieni, si gioca a carte, si deve fare giochi, che dico io, si giocherà a briscola e a primiera, e se ti manca un cuore, ti presto il mio. L'amore è come lei.
quante ce ne farà fare. Noi a 4-5 ci si ferma nel dubbio. Anche perché dopo, immaginate ora se pioveva prima, ora dice fatto gocce prima, vabbè, prima del concerto è piovuto. Ma immaginate uno che dice, hanno toccato a suonare, subito è piovuto. Si fa una bella figura, no? Ora, dico anche voi che siete seduti là, se volete portatevi le sedie qui davanti, tipo come si faceva al bar una volta, sai? Che ci si portava la sedia, venite pure, perché è più bello farlo qui davanti tutti insieme piuttosto che un altro a Montisi, quell'altro a San Giovanni d'Asso. Venite pure, tranquillamente qui davanti. E diciamo due parole sul nostro gruppo, anche se in realtà Manfredi ha già fatto una descrizioncina molto dettagliata e piacevole da parte nostra. E, i Leggero Electric Folk Band nascono 9 anni fa e il prossimo anno festeggeremo il 10° anno dei Leggero Electric Folk Band. Chi sono? Perché con Leggero una volta si indicava una persona un po' scansafatiche e con poca voglia di lavorare, però sicuramente con tanta voglia di divertirsi e di stare insieme. E poi Leggero ha un altro significato, si intendevano gli lavoratori stagionali, gli emigranti che andavano al lavoro anche in Maremma. E siccome partivano anche dall'Alta Toscana e partivano con un trenino, viaggiavano con poco bagaglio, semplicemente un po' di pane, un po' di acqua, quel poco che serviva per arrivare poi al potere, e venivano chiamati appunto quelli della leggera, il trenino della leggera. E noi vogliamo un po' riportare in vita queste vecchie canzoni d'osteria, queste vecchie espressioni di amore che si usavano una volta, oggi purtroppo stavano un po' scomparendo, e allora l'abbiamo un po' ripresi per i capelli. E questa che vedete oggi è una formazione ridotta del Leggero Electric Folk Band. Il gruppo completo è fatto da 10 elementi. Abbiamo unito questa, la sonorità della musica popolare, la poesia, con nuovi strumenti. Ci abbiamo messo dentro la chitarra elettrica, abbiamo messo dentro delle tastiere, dei suoni elettronici, mantenendo però comunque la fisarmonica, e abbiamo il sassofono, il clarinetto, e abbiamo inserito il basso e la batteria, quindi cercando proprio di avvicinare tante generazioni a questa musica e di tramandare un po' questo testimone. Dire, io penso andrei avanti a fare un'altra canzone, magari ce la fa fare. Ma sì, nel nostro ultimo progetto siamo andati alla ricerca degli antichi mestieri, e oltre a quello del contadino abbiamo riscoperto il mestiere del minatore, dello spazzacamino e anche quello del mulaio. Il mulaio era nostro bisnonno, mio e di Gianmarco. Si alzava presto la mattina, quando ancora il sole non era sorto, per andare su in vetta a Monte Amiata a smacchiare, a portare giù i tronchi di faggio, e tornava la sera quando il sole ormai era già tramontato, stanco, affaticato dal lavoro di tutto il giorno, ma con l'amore da dare ancora alla moglie e ai suoi 9 figli. Thank you.
nei monti camminò. E queste canzoni le abbiamo raccolte in due dischi. Il primo fatto nel 2011, è solo un anno da quando ci siamo formati, è un po' così per dar voce alla nostra musica, e faccio anche un po' pubblicità perché in questi casi purtroppo c'è bisogno anche di questo, perché ci manteniamo grazie ai concerti che facciamo, grazie ai CD che vendiamo, e facciamo questo lavoro di ricerca dei brani, delle poesie che poi a volte li usiamo anche sulla tradizione contadina, ma appunto anche su canti d'osteria. E il prossimo anno uscirà il nostro terzo disco, sarà un mix tra canti popolari toscani e canzoni scritte da noi, proprio come questa Pietro che avete sentito, anche se l'avete sentita in formazione ridotta, come dicevo, però nel disco lo potete trovare con la formazione fatta al completo. Gli arrangiamenti sono stati fatti in collaborazione con due produttori artistici importanti a livello nazionale, uno è Francesco Musacco e Riccardo Corso, che ringraziamo per averci onorato della loro presenza importante dentro questo disco e poi anche per il futuro. Che dire, è un'atmosfera talmente tanto teatrale questa qui, mi sembra oggi fu vedo un bel gruppo di teatro che saluterei. Vorrei ringraziare anche Manfredi Vitelli, che li vedo come un allenatore della squadra di calcio ma con molta più poesia. E Manfredi, che è stato anche il regista del nostro spettacolo che si intitola Di Quando, spettacolo teatrale Di Quando, storie di personaggi e fatti non puramente casuali. Siamo andati proprio alla ricerca di queste storie di una volta e le abbiamo portate a teatro. L'anno scorso abbiamo fatto della stagione parte del cartellone della stagione di Montalcino, quindi siamo davvero onorati. E in questo spettacolo si parla un po' dei tempi passati di personaggi che oggi purtroppo a volte stanno un po' scomparendo, personaggi di paese. Ci siamo divertiti a raccontare aneddoti buffi, e però poi alla fine non poteva mancare un pizzico di verità. Val Dorce mi si è bella e splendida natura. Produci vino e grano di tutto quanto c'hai. Chi viene a trovarti non se ne andrebbe mai. So che da tutto il mondo tu sei la nominata. Addio Val Dorce bella. Addio Val Dorce amata. Pulito come il mare.
quattro amici primi, nel vino ci si insultano i pensieri, si sembra tutti eterni, il tempo si è fermato, ma torna a noi sicuro, e il mondo ci sorpassa un po' se può. Grazie, vorremmo rompere un po' questo momento così bello e mi dispiace tanto, ma sapete quanto mi dispiace questa cosa, va parecchio. Però magari ritorniamo un'altra volta, tipo a qualche altra festa dove che ne fate tante a Montalcino. Pensate che noi non eravamo mai stati a Montalcino, se non per la stagione teatrale. Abbiamo girato dappertutto e ci mancavano due comuni, Montalcino e San Giovanni d'Asse. E si sono messi insieme perché mancavamo noi a fare il concerto, quindi ora hanno unito comuni e ci hanno detto, in realtà siamo stati anche un po' in giro per l'Italia, siamo stati a Verona al Festival Internazionale dei Giochi Antichi, siamo stati all'Auditorium Parco della Musica di Roma a fare un'ospitata, siamo stati quest'anno al Teatro della Garbatella a fare lo spettacolo, a Rai International. Però tornare nei nostri posti ci fa sempre piacere, perché noi veniamo dal Montagnata, però la nostra casa la diamo un po' allargata alla Toscana, perché raccontiamo le storie che appartengono un po' a tutta la Toscana, ma forse anche più. Siamo stati in Slovenia, abbiamo visto quante queste storie italiane siano poi apprezzate così anche all'estero. E vorremmo appunto tornare con voi, vorremmo un po' diventare il vostro gruppo della Taranta Pugliese, ma in Toscana, quindi raccontare un po', essere un po' il vostro testimone di racconto di musica popolare toscana. Proprio di musica popolare toscana, una canzone ispirata dal repertorio di Caterina Guero, grande ricercatrice di canti popolari toscani. Mamma non mi mandà fuori la sera, e questa vorremmo farla un po' insieme a voi. Ritornare è facile perché è proprio, e quando vedo te chiudo gli occhi per non ti vedere, quando ti vedo là chiudo gli occhi per non ti guardare, anche con le mani fa così. Thank you.
Grazie. Grazie. Con quelle canzoni vi salutiamo e ringraziamo il tempo per averci assistito. Ma tanto, parecchio. È un grande viaggio che vorremmo fare insieme a voi. Il titolo è ispirato a un piatto toscano, il buglione. Il buglione che oggi tanti mi fanno con l'agnello. Ma in realtà la vera ricetta del buglione è con un misto delle carni, con quello che uno c'aveva in casa, no? E allora noi abbiamo voluto fare un buglione cianfur, che in salentino significa scarpone. È il buglione dello scarpone che vorremmo cantare. Ti canterò della terra ando sonna, non è l'America e manco l'Inghilterra, e è quella che racconta il mio passato, per questo so convinto è la più bella. Parli bene, te lo dico da sorella, scarpone che dal sole sei baciato, l'Italia è vero, non c'ha paragoni, ricchezza di canzoni e tradizioni. Un buglione noi faremo coi suoi suoni, un canto che va fatto col sorriso, ballate in coppia e gruppo anche soli, leggera attacca il ritmo e fa che vuoi. Yeah.
ci piacciono gli polli, la pacchia e le galline, perché? La società. Sabato prossimo alle 23:00. Che dicono?